Hi guys, parla Galerola, chicos, ciao ragazzi. Oggi sono qui a presentarvi, diciamo, a far vedere la più grande vendita di casse del magazzino che si può fare in GTA Online. Come vedete, diciamo, la vendita del magazzino non è stata effettuata da me, ma da un mio caro amico che mi ha aiutato a fare questo video e diciamo che poi io ho aiutato in sessione. La vendita massima di casse sono di 111 casse, cioè del magazzino più grande, e il ricavo massimo è di 2.220.000. Le modalità, ragazzi, sono diverse. Ho visto vari modi, diciamo, che il gioco dà la possibilità, diciamo, di vendere queste casse. Nel nostro caso dovevamo trasportare questi Kuban, questi aerei che erano predisposti via all'aeroporto al punto esatto, diciamo, della mappa, che sarebbe la pista d'atterraggio di Trevor. In questa sessione qui eravamo solo in 6 o 7, ma eravamo tutti amici praticamente. C'erano alcuni amici miei, un altro amico straniero di questi miei amici, ma era una sessione tranquilla. Ecco, in generale, ragazzi, siccome si può fare solo in sessione pubblica, di solito è meglio fare delle vendite del genere, anche perché l'ho provato sulla mia pelle vendendo un carico che mi è stato poi scoppiato. È meglio farlo in qualche sessione più tranquilla, cercare di trovare una sessione con pochi membri che ti possono almeno rompere i coglioni, ecco. Quindi erano tre aerei da trasportare. Io e questi altri due amici abbiamo trasportato questi Kuban alla pista diciamo, di Trevor. E praticamente all'atterraggio, ovviamente, c'è sempre l'intoppo, che sono quegli scagnozzi, ecco, quelle, diciamo, persone che cercano di spararti, di ucciderti, ma facilmente si possono uccidere, ecco, basta un po' di pazienza. Infatti io ho parcheggiato più lontano l'aereo e, come vedete, poi ho cominciato a sparare, addirittura a cerchinarli o comunque a fare cose del genere. L'Hydra mi è stato prestato dal mio compagno perché non ce l'ho. In effetti questo è per chi aiuta, diciamo, e questa è una nota dolente, perché Rockstar potrebbe fare molto di più riguardo a questa cosa. Per chi aiuta, diciamo, a fare questa vendita, che è di 2 milioni e 2, ricordo il valore, c'è solo una ricompensa di 10.000 dollari, ragazzi. Cioè, a me sono stati dati solo 10.000 dollari. E questa è una cosa ridicola. Mi faccio due domande perché dico: ma se una persona deve aiutare un'organizzazione, un ACEO, a consegnare una cassa del genere, comunque o ad aiutare proprio la sua organizzazione, poi il ricavo è questo, cioè praticamente neanche l'1% di quello che prende poi il capo. È ridicolo, perché almeno dovrebbero inserire un'impostazione, una feature come c'è in quella delle rapine, cioè dove il capo decide quale percentuale può prendere lui e quale percentuale possono prendere i suoi, diciamo, aiutanti, ecco, tra virgolette. Quindi non capisco perché Rockstar non abbia inserito questa cosa. Spero che la aggiustino, perché veramente poi già in sessioni pubbliche, se siete in più di 15 giocatori, forse già lo saprete, è difficilissimo vendere la roba, ma anche prendere le casse, andare, a meno che non siete proprio, avete 4, 5, 6 alleati in squadra, ma comunque si possono sempre creare intoppi. Questo perché sapete bene che Rockstar inserisce una notifica quando qualcuno sta prendendo le casse, dove promette di far guadagnare RP e i soldi, quando alla fine si trattano di 2.000 dollari e 2.000 RP, che magari dovete spendere 2-3 missili di bazooka o munizioni, quindi di quei 2.000 dollari superzi. Quindi anche questo è sbagliato. Dovrebbero bilanciare molto di più sia questo aspetto qui, sia l'aspetto del, diciamo, il pagamento di chi aiuta, diciamo, l'organizzazione a prendere le casse e a venderle. Anche perché così si può incentivare a un miglioramento dell'organizzazione in generale. Questo è tutto, ragazzi. Io spero che, cioè, mi fa piacere che voi mi stiate supportando in questa maniera. Arriviamo almeno al 1.000 like in questo video. Io sto cercando di riempire il mio magazzino, però il mio è medio. E cercherò di portarvi un video per farvi vedere a me come è capitato, diciamo, la modalità di come sia capitato. Domani vi porterò sicuramente la nuova modalità Power Play, che è uscita con il nuovo aggiornamento insieme alla GrotX80 Prototype. Tra l'altro sto facendo i soldi per comprarla sul mio account principale, sul mio primo account. Questo è tutto, ragazzi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Follow and noise.